La Tunisia, senza Ben Ali, un anno dopo è di nuovo in strada, stavolta per festeggiare prima di tutto, ma anche per fare un primo bilancio di quella che è stata definita la rivoluzione dei Gelsomini. Una rivoluzione che tarda a generare una realtà diversa dal passato e che si lascia dietro una quantità di problemi irrisolti, dalla mancanza di lavoro alla violazione dei diritti fondamentali della persona, come denuncia questo padre in lacrime. Soffro da 6 mesi e nessuno si prende cura del mio problema. Hanno arrestato mio figlio 6 mesi fa senza motivo. È accusato di qualcosa, ma ha torto. Era andato al commissariato per ritirare un documento e non è più tornato. Oggi siamo in lutto. Il regime al potere offre la giornata della celebrazione della rivoluzione. Ci regala l'invito dell'emiro del Qatar per far festa. Li ringraziamo tutti per aver svenduto la Tunisia a questa gente. La rivoluzione in Tunisia celebra il suo primo anniversario, ma è ancora lontana dagli obiettivi che si era data. I tunisini sono di nuovo per strada per far festa, ma anche per ricordare ai dirigenti che la rivoluzione che ha fatto cadere Ben Ali è capace di cacciare dal potere anche loro se non imparano la lezione. Jamal Azzedini, Qanatura News, Tunis.